Tramontano 3-0, finalmente una vittoria. Penso che ci voleva pure. Dopo alcuni risultati negativi, finalmente un risultato positivo è arrivato. Adesso la prossima partita domenica, come vi state preparando? Prima ci stiamo preparando molto psicologicamente, perché comunque è una partita che va affrontata prima psicologicamente e poi sul campo tatticamente. Vi aspettavate di poter vincere così agevolmente la partita domenica scorsa? Sì, perché avevamo preparato la partita in un certo modo e quindi aspettavamo un risultato del genere. Che tipo di difficoltà avete trovato? Io penso nessuno. Come ha reagito lo spogliatoio? Come avete festeggiato la vittoria? Perché qua si festeggia in grande stile. Come avete festeggiato questa buona vittoria? Abbiamo visto che festeggiato normale, abbiamo festeggiato altre vittorie abbracciandoci. E mandando a mangiare dopo una pizza. Lontano, un invito ai tifosi sempre per farli venire allo stadio, non ci stancheremo mai di farlo questo invito, ce l'abbiamo da tutti i giocatori, anche da te. Soprattutto ringrazio i tifosi di domenica che, nonostante che il Napoli giocava alle 3, comunque sono venuti qui in tanti a sostenerci e spero che anche domenica ci saranno, perché è una cosa meravigliosa vedere tante persone lì che ci vengono a sostenere e ci danno carica. E grazie a loro che abbiamo vinto anche questa partita di domenica. Grazie e in bocca al lupo. Crepi. Garofalo, capitano della squadra. Allora, stavolta è un'intervista morbida e tranquilla, vittoria 3-0. Sì, fortunatamente è arrivata questa vittoria e ne avevamo davvero bisogno. Adesso domenica prossima si gioca contro una squadra con cui avete perso 1-0 all'andata. Sì, abbiamo perso 1-0 su un campo molto difficile. Ora vengono in casa nostra e abbiamo visto che questa squadra non ha ottenuto i buoni risultati, però non è da sottovalutare assolutamente. A fratta minore in casa non si passa, difficile vincere. Secondo te perché? Non ci mettiamo, non lo so, più cattiveria. Poi il stesso il fatto che ci sono i nostri tifosi a guardarci, gente che comunque dobbiamo dimostrare tanto a fratta maggiore, però dobbiamo cambiare marcia anche in trasferta. Secondo te il fatto di cambiare giocatori durante tutte le settimane tra una partita e l'altra può essere un punto negativo? No, non è un punto negativo perché comunque ci alleniamo tutti quanti con costanza e sacrificio, quindi i sacrifici vanno ripagati, chi merita gioca. Contro la Virtus Bayern, contro cui giocate domenica, preparate la partita diversamente perché avete perso l'andata, c'è cioè un po' di maretta in giro, no? No, noi prepariamo qualsiasi partita con il nostro modo di fare, nel senso dobbiamo giocare il nostro gioco al di là di chi abbiamo di fronte. Quanti gol segni domenica? Spero di farne uno perché ci sarà mio padre sugli spalti, quindi spero di dedicarlo a lui. Anche per te un appello ai tifosi per farli venire allo stadio? Beh, ai tifosi c'è stato qualche piccolo problema, però sembra che le cose si siano risolte e già l'hanno dimostrato domenica. E spero che domenica ci saranno di nuovo. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie, buonasera.